Bene, dopo aver visto i booleani, ne facciamo una piccola applicazione realizzando una volta a crociera. Disegniamo un cilindro dalla vista front, 100 di raggio e 200 d'altezza, 10 height segments, 21 sides, slice on 180, in modo da ottenere metà. Perfetto. Adesso andiamo su hierarchy. E clicchiamo Effect Pivot Only, lo centriamo rispetto all'oggetto, dopodiché togliamo la selezione e torniamo al pannello Create. Ne approfittiamo anche per muovere il cilindro, tasto destro su Select and Move, al centro delle coordinate. Perfetto. Clicchiamo Snap Angolare e con Select and Rotate e Shift premuto creiamo un secondo mezzo cilindro. Bene, selezioniamo il primo o il secondo, e lo scaliamo sempre tenendo premuto Shift. Ne facciamo una copia scalata. Perfetto. Abbassiamo questa copia in modo che superi il bordo del cilindro e la strecciamo in lunghezza. Questo perché il booleano deve essere sempre più lungo e più largo della primitiva a cui va sottratto. Sempre con snap angolare premuto, facciamo una copia anche di questo secondo. Bene. Dopodiché clicchiamo sul primo, lo convertiamo in double poly e lo attacchiamo al secondo. Stiamo facendo che, visto che dobbiamo fare un booleano, è meglio farne sempre il meno possibile. Stessa cosa facciamo con la primitiva che abbiamo creato. Pardon, con la volta. Selezioniamo la prima, converto di double poly, attacchiamo alla seconda. Bene. Ora selezioniamo la prima, andiamo su Compound Object, prendiamo Boolean o Pro Boolean, in questo caso utilizziamo il secondo, Start Picking e abbiamo ottenuto la volta. Era possibile ottenerla anche da un cubo, però la superficie interna non sarebbe risultata poi così pulita. Logicamente, questo tutorial è soltanto un'astrazione della realizzazione di questa superficie, in quanto lo spessore della volta non è costante.